Risveglio dal camping Estrella del Mar. Spegni la luce. Già che non carichiamo, almeno. Ci siamo svegliati, stiamo resettando il camper. Pulizia in corso, tanto per cangio. E niente, facciamo un po' di pulizia e poi vediamo se andiamo a fare un giro. Cosa facciamo, non lo sappiamo ancora. Ve lo facciamo sapere solo se ci seguite. E niente, la cosa assurda, stavo guardando che siamo attaccati a un campeggio, ma io, siccome non ho caricabatterie, non carico le batterie del mio camper. Penso di essere l'unico al mondo che faccio gli impianti fatti male. Non sei capace. Non sono capace. E quindi... Sei capace, sei l'ultimo trovato per strada, l'ultimo scappato di casa. Non so. Ah ah ah, non affidatevi a casa su quattro ruote. Vabbè. No, perché non avendo messo il caricabatterie della 220, che non attaccandoti mai non ti serve. Sì. Cioè, quante volte ci avete visto nei campeggi, a parte quando giriamo così che... Beh, visitare le città e lo metti in campeggio. Tanto alla fine quel poco che carico dai pannelli va in ricarica, ma utilizzo la 220 del campeggio. Quindi, essendo che noi abbiamo tutto a 220, l'unica cosa che consumo dalle batterie sono le luci e il riscaldamento a gasolio che va... Cioè, poi anche se siamo sotto i pini, sta entrando lo stesso 36 euro. Sì, perché siamo all'ombra. Allora, stanno entrando 36 ampere. Ma vi faccio vedere la situazione esterna con me. Cioè, c'è un po' di sole, sì. Siamo parcheggiati sotto gli alberi, cioè, capite? Però... Angelo non è tanto bravo a fare gli impianti. Non funzionano gli impianti fatti così, quindi... Devo caricare dai lampioni. Anche questa l'ho sentita, che sì. Di notte se ti metti sotto i lampioni carichi. Sì, no, cavolo, tu non l'avevi... Io non l'ho mai fatto, non sono così aggiornato. Perché io non frego così la gente, è diverso. Vabbè. Niente, puliamo, resettiamo, prendiamo un caffettino e poi andiamo avanti con quello che c'è da fare. Ora vi metto qua e facciamo un bel time lapse delle pulizie camper. Come procede la mattinata? Abbiamo fatto il reset di pulizie, ma questa mattina ci prepariamo tutto quello che c'è da preparare, mangiamo perché ormai sono già le 11:30, quindi aspettiamo di far pranzo, e poi andiamo nel pomeriggio qua nel lungomare, perché Jessica voleva andare a visitare una cosa, non so cos'era? Un giardino. Vabbè, comunque una cosa, solo che i biglietti sono stasera alle 18. Parco Güell, però i biglietti sono stasera alle 18, ci vuole un'ora e mezza arrivare, un'ora e mezza tornare, fai la visita, arriveremo troppo tardi domani per il discorso animale. 5, bisogna svegliarsi. Domani mattina prestissimo bisogna lasciare il campeggio. Speriamo quindi che non uscire così presto. Alle 7 puoi uscire. Ci vorrà mezz'ora, 40 minuti. Dovevo vedere stamattina con il traffico cosa diceva, perché prima ci vuole 20 minuti arrivare da qua al posto. Ci imbarcheremo. Destinazione paradiso. Ci vediamo dopo. Ora mangiamo, prepariamo, per Jessica fa un po' di cose, io sto facendo un po' di cose col PC e niente, oggi è così. Oggi pomeriggio andiamo a vedere il mare, quindi relax anche per voi questa mattina o questa sera, perché ci vedete tanti di sera. Ci vediamo dopo in mezzo al mare. Vediamo se posso dronare, non credo, perché siamo vicino all'aeroporto. Quindi nada, se no facevamo un po' di quelle videate tranquille, così lente, contente, che fai vedere il mare, la gente si rilassa quando ci guarda. Invece no, si può, non si può fare niente. Noi siamo tutti di corsa. Bam. Pranzetto pronto, pasta ragù con il ragù che ho fatto l'altro giorno io, mentre Jessica lavorava al computer, un po' di insalatina e pranziamo. Cioè adesso devo tirare fuori qua il pegno. Devi pagare il pegno, c'è già lì il boss che ti guarda. Piccolo perché ce n'è poco, Se lo tira via. Stacca i pezzi, stacca. Monnello, che non sei altro. Vabbè. Niente, alla fine comunque per cuocere la pasta abbiamo dovuto usare il nostro impianto perché non ce la fa il campeggio a reggere. Oppure poi è abbassato e ha retto. Ho dovuto abbassare la piastra e poi... C'è manco 2 kW a reggere praticamente. No, perché se l'ho messo la piastra a 9 si è spenta, l'ho messa a 7 e ha retto. Quanto sarà a 7? Un kilowatt è 1500. Può essere 8. Sì, però l'altra è più bassa. Ce n'è una più bassa e una è più... Quella di sinistra c'ha meno potenza. Vabbè, mangiamo, dai. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Pranzetto fatto. Ora ho fatto caffettino a Jessica. Ora si va
a lavare i piattini. Jamie, chiamata. Salute i follower, Amy. Saluta a tutti, Amy. Ciao, ciao a tutti. Visto che vi saluta anche in distanza, Amy. Hai visto, pure... beh, grazie alla tecnologia. Pensa, una telecamera che registra un telefono, che giri, che cosa. Che giri, giri loschi. Belli, esce il Ligura di Amy, belli. Cosa stai facendo? Gonfi le gomme? Sì, chiama... O le sgonfi? 2.45 precise. Vabbè, prepariamo i monopattini, andiamo all'avventura. Dopo 2 ore e 45 minuti siamo riusciti a gonfiare le gomme. Questi cavoli di monopattini abbiamo fatto un sistema sulla ruota davanti dove c'è il motore, che è la valvola appiccicata lì. Loro ti danno la prolunga, ma il controsenso è che quando tu avviti la prolunga si schiaccia il valvolino e ti esce tutta l'aria. E ok, tanto la devi gonfiare. Quando la gonfi, che poi lo vai a svitare, metà della ruota si sgonfia, poi sono talmente piccole che ce n'è poca aria lì dentro. Vabbè, partiamo ora. E vamos! Siamo arrivati sul passeo marittimo, sul lungomare, che alla fine qua è dove ieri sera il tassista gli ha fatto manovra e ci ha lasciato di là, che laggiù c'era poi il ristorante. Ora ne facciamo un pezzettino per vedere un po' com'è e ve lo facciamo vedere anche a voi. Vamo! Siamo tornati nella zona di ieri sera dove siamo venuti a mangiare, no scusate, dove c'è lo skate park che rimane dietro là al centro commerciale, e questo è visto di giorno. Ora andiamo alla Lidl, che è laggiù in fondo, a prendere le due cosine che ci mancano. Poi bisogna cercare la farmacia, una farmacia qua in zona. Ora vediamo su Google Maps cosa ci dice. Come sempre, cambi di progetti. Siamo venuti al Mercadona a prendere quello che mancava e non alla Lidl. Stasera mangiamo insalatina di mare, polpo con le patate, e Christian si mangia il toast. È un rompiscatole. Mamma mia, io li farei mangiare tutti i giorni, tosto. Arriverà il giorno che dice, ma non c'è nient'altro, sì, quello che mangiamo noi. Invece è viziato dalla mamma e questi sono i risultati. Scrivetelo, mamma, nei commenti se ho ragione. Vuoi prendere la tortina? Così festeggiamo, salutiamo la Spagna che domani ci imbarchiamo. Di solito prendiamo quella lì al limone. Solitamente sì, prendiamo quella lì gialla laggiù. Però volevamo cambiare un po', c'era questa qua che era la nocciola bianca col mascarpone. Sì, c'è crema di nocciola. Crema di mascarpone. Cioccolato bianco. Vuoi provare quella? Proviamo quella, dai. Il pane è quello lì? No, quello presso in gluten, mi sembra. Il pane non ce l'ha. Quello lì sotto, no? Che non sia sin glutine, magari non è normale, te lo cuociamo domani mattina. 19.04, va bene, questo lo dividiamo per fare con la scaloppina lì la... Io me la mangio, mi sa, così me lo faccio a te, Cristo. C'è l'insalata, io mi mangio la scaloppina così. C'è la scaloppina alla milanese. Dai, basta prenderne due. Andiamo. Puoi prendere un altro sacchetto di quei panini che rimangono morbidi al massimo. Però sì, effettivamente. Oggi l'ho ancora mangiato. Sì, abbastanza. Allora non lo facciamo questo. Almeno non accendo il forno domani mattina, un casino, già dobbiamo fare tante cose. No? Anche la commissione in farmacia l'abbiamo fatta. Pastiglie per il mareo prese. Torniamo alla base perché c'è la tortina che sennò si scongela e poi non è più buona. Buon patrà. Arrivati in campeggio. Facciamo un giro turistico da fuori dal camper, che invece ieri l'avete visto in camper.
adesso lo facciamo così, un po' più, si vede un po' di più, dai, si vede un po' meglio. I monopattini non sono al massimo i dossi. E qua è l'area camper, dove c'è un po' più di camper, che però questa qui diceva Jessica che è la zona che costa di più. Noi invece abbiamo scelto quella più low cost, quella da poveri. Che poi mi sembrano uguali, Cambia niente. Forse c'hai meno alberi. Sì, non hai più. E prima abbiamo visto che sono arrivati quel camperino lì, lo vedete? Dalla Corea. Spettacolo. E questi sono i camper. E laggiù ci siamo noi invece sotto i pini nel posto più... da barbone, ma va bene così, non ci interessa. Per quello che dobbiamo fare. Ma sì, anche perché c'è qui 50 euro e là 37, alla fine ho detto, nel senso, cioè, è uguale. Lì 37, cosa cambia? Qui 50. Boh. Forse c'è meno alberi e rimani più nel pulito, sporchi meno il camper con gli aghi di pino, quelle cose lì. Sì, l'unica cosa. Però se noi ci stai due giorni, cosa vuoi sporcare? Un conto se venissi qua, ma che ci stai... almeno siamo da soli qua. Sì, non c'è nessuno. E poi anche il fatto di... se stessi qua due mesi, ti dico, sì, ti si inzozza tutto, ma... due giorni, va più che bene. Ora facciamo merendina e poi ci mettiamo sotto a fare gabbia di Pippo. A sistemare tutto, pulire tutto. Devo fare la crostata. Devo fare la crostata per colazione. Anche oggi è arrivata l'ora della pappa. Siamo tornati alla base. Jessica ha preparato un fantastico polpino con le patate. E questa l'abbiamo presa che era già fatta, non l'ha fatta lei, è un'insalata di mare. Però è buona. Io l'ho condita. Sì, è buona. Con le dita l'hai condita? Anche poi dopo bisogna andare a lavare tutto per domani. Uscendo presto, bisogna... bisogna preparare anche il mangiare per il Bernice. Il trasportino per Pippo, che non è tanto contento, già lì che... la gabbia, c'è da pulire. C'è da... mi è vero, c'è da pulire la gabbia. C'è... siamo tornati in camper e abbiamo fatto... perché ci stiamo guardando una... mi stai rovinando a guardare queste serie. Serie che poi ti prendono. È solo che io quando guardo un film, lei si mette a trafficare, dice che lo segue, ma non so come. Sì, lo seguo. E io no, io se devo guardare un film devo stare lì e guardarlo, non fare altro. Mangia, va, buon appetito. Qualcosa. E il mini bru dovrà scendere e farsi cena perché sta roba lui non la mangia, quindi... polpino mangiato, insalata di mare anche, pippotto anche. Ora ci mangiamo la tortina per festeggiare il viaggio di partenza. Buona torta. Salutiamo il camping Estrella del Mar con un po' d'acqua che è venuta stanotte e ci prepariamo per andare al porto di Barcellona. C'è un po' di traffico ma dovremmo fare tutto in tempo perché è presto e siamo in anticipo. Dopo tanta coda siamo arrivati in piazza a Barcellona dal porto. Il tempo non è dei più belli. Però vediamo un pezzo di design al prezzo di 300 metri. Vediamo di non perderci un'altra volta, che già di una qua. L'abbiamo persa, è uscita di qua. Di qua. F2 termine F2. Vabbè, appena arriviamo nel punto vi facciamo vedere. Diciamo che la nave dovrebbe essere quella là. Sì. Ci hanno fatto parcheggiare, ora vado a confermare i biglietti. Sono mezzi carichi, ragazzi, come non ci fosse un domani. Questi credo che sono tutti in direzione Tangeri. Sarebbe bello mettere una pesa qua davanti e vedere quanti sono in regola, poi vanno dai camper. E tra l'altro siamo pure dimenticati, non l'abbiamo trovato per strada. Un benzinaio, diciamo, in low cost. Ne abbiamo mezzo serbatoio e comunque qui in zona porto costano un po' di più. Non credo ci sia tutta questa differenza che in Italia, perché comunque ho visto, mi sembra stava quasi 1,680, siamo quasi 1,7. Va bene, per una volta fa niente. Peccato il tempo, che è brutto, però al tempo non si comanda. Speriamo di non beccare mare grosso almeno. Biglietti presi. Torniamo da Camperozzo, facciamo colazione che non l'abbiamo ancora fatto, ho preso solo già il caffè, ma
bisogna mangiare e poi aspettiamo. Jessica preparerà, mi sa, per il pranzo. Ah, devo ricordarmi di staccare i monopattini che l'avevo messi sotto carica per sicurezza. E poi aspettiamo. Questa è la parte più menosa. Allora, nell'attesa del che ci imbarcano, è arrivata la nave che sta sbarcando. Jessica ha preparato pranzo, cena e colazione per 6 giorni. Ha fatto un sacco, ci portiamo su salsicce, noccioline. Ha fatto le milanesi, il pane, bottiglie d'acqua, di tutto. Trasportino per Pippo. Buona Ligure. Da buona tirchia Ligure si porta anche l'aria che respira dal camper. Ho preparato tutto. Camiseria, ragazzi. Zaino con i cambi per farsi la doccia. Un zainetto con tutto il resto. Giacche e giacchette. Bernice è l'unica che... Gli ho messo i sacchettini di crocchini di Bernice. Che li ho preparati io ieri. Continua, toglie me. No, non è... C'è l'insalata. Patatine, insalata, milanesi, frutta, pane da tramezzini. Qua stai portando su la roba per far mangiare tutto l'equipaggio. Se dobbiamo mangiare anche stasera, porto il pane da tramezzini. Ci facciamo tipo un tramezzino con l'affettato. E allora porto anche i salumi. Porto il frigo, stacco il frigo direttamente ora. Da sapere, non lo vendevo quello lì portatile. Portavano sul frigo. Sì, sì, tu fischia. Che ora vai qui nel tuo gabbiotto. Ehi, Monnello, non si dicono quelle cose. Allora, pianti di dire certe cose. Fai gattino. Miau. Bravo, il cagnolino. Ci vuole dire qualche cagnolino. Dai, che ora andiamo, muore poi Iesi, dai tranquillo. E 5 minuti, tempo di fare tutte le pratiche qui. Siamo già fermi, ok? Ora andiamo su e esci. Bravo. Benvenì alla suite delle grandi navi veloci. Guarda che bello, guarda come siamo carichi. Borse, borsoni. Ah, questa è la camera, ora ci sistemiamo e via. Ora che non esci, vieni qua. Siamo appena arrivati in Bernice, dove devi andare? C'è il topino, guarda dove siamo. Una barchetta. Guarda, qua c'è la tua scalettina. Oh. Corvo. Diceva, non è uguale alla mia. È un po' diversa, amore, è questo. È leggermente cioè. Diversa, vabbè, ma non fa niente, Pippo. Dai, va bene. Non è da blocco. Bernice. Pippo. Io sono una lampadina. Lampadina. La situazione non è bellissima perché il mare le loccia abbastanza. Io ho già preso la pastiglia per le emicranie, per il mal di mare. Tra poco devo già prendere l'altra per il mal di mare prima che finisce l'effetto. Ho preso però già alle 11. Sono le 2:30. Ogni quanto ora? 6? Alle 5 devi prendere. Sono le 2:30. C'entra un po'. Porta avanti. Loro hanno mezzo mangiato già. Ma io ho mangiato poco, però non ho un po' tutto. Io mangio ora. C'è qua la milanese che ha fatto Jessica. La metto nel panozzo, faccio un mezzo panozzo e via. Ben leccata tutta. Pippo, dai. Cioè, Bernice continua a fare l'affamata, è andata da Pippo a sleccargli tutta la zampina che c'ha la mela. Dagli la Bernice, prendi me. Bernice. Pippo, stai nascosto così perché sennò te la ruba. Povero Pippo. Ma te non sei morta di fame, hai mangiato già? Mamma mia. Le comiche siamo. Dopo un bel panozzo con la milanese, un altro panozzo col prosciutto crudo, 2 biscottini. Mancare! Non poteva mancare la bella Macedonia. Pippo, tu è già favorito, sì, te l'ha data la mamma. No, l'hai già presa, che poi mi macchi i vestiti. Tagliala ancora un pezzetto, solo vuole scegliere lui. Solo deve scegliere lui. Dai, scegliti la fruttina che vuoi. La fragola. No, la banana presa. Buona la banana, amore.
Posso continuare a mangiare o devi mandare metterci le schifezze dentro tue? Dopo te ne do un altro, quando è finito quello, dai. Non è già finito piuttosto che... La banana. Mai mangiato la banana, ora la banana... Sì, però non sputacchiala dentro, mo! Mangiatela fuori. Aggiornamenti della giornata. Pippotto ha fatto il bagnetto. Bernice dorme. Angelo in doccia. Jessica gioca. Al ponte 7. Riposo in pace. Per questi. Riposo in pace. Riposo in pace. Ave Maria, madre di Dio. Arrivata una certa ora, mi faccio un panozzottino. No, un mini panino con mozzarella e prosciutto crudo. Non so se qualcuno lo vuole, però mi sa. No, o sì. No. Va? Vuoi il panozzo? No. Il panozzo gigante. Lo vuoi? Il cane di là, poverino. Continua a abbaiare. Il buongiorno si è dal mattino. Ieri poi tra tutti siamo stati un po' alle canne del gas. Lo può confermare Jessica, 42 anni, che è stata male con un cane. In più è venuta la regla, il ciclo, quindi tutto assieme ha fatto fritto misto. Qui c'è Mister Pippo che vi saluta, che si fa le pulizie di prima mattina. Monello. Lì c'è Bernice, anche lei ha sofferto a sto giro. Sì. Non è stata benissimo. Io fortunatamente prendo le pastigliette. Sì, anche Christian non ha sofferto alla fine. Jessica, perché è una testa dura. No, io non la prendo la pastiglietta per il mal di me. Io non soffro. E alla fine è stato male. Quindi è arrivato l'avviso che tra un'ora bisogna lasciare la stanza. E che potrebbe essere che arrivi un po' prima al porto di Genova. Se hai visto Savona, Savona-Genova sono 50 km. 50 km orari, ci metti un'ora a farli. A quanto va la nave? La nave andrà a 20 nodi. 10? Sì, 15, 30 km orari, quindi ci metto un'ora e mezza ad arrivare. Che bello, un'ora e mezza che sono, è giusto? Sono le 10. 10.06. A che ora ha detto? Ha detto alle 11.15. 11.15. No, 10.15 da lasciare la stanza, sì. 11.30 all'arrivo in porto. Sono tutti già che stanno pulendo le camere, ballando, fra musica. Sì? Sì. Già festa. Noi con calma vi lasciamo la stanza perché l'ho pagata fino all'ultimo. Perché ora sai cosa fanno? Ho visto i furbi. Ti fanno uscire prima. E se però quando prenoti la nave, visto che ormai in tanti è, se vuoi lasciarla più tardi paghi 45 euro in più per lasciarla un'ora dopo dell'ora che ti dicono loro. Ah, sì? C'è nella prenotazione. Vuoi lasciarla un'ora dopo che te lo diciamo noi? 45 euro in più. Comunque fuori fa abbastanza freddo. Avevo freddo io col giacone. È arrivata l'ora, bisogna lasciare la stanza, ragazzuoli. Stiamo preparando, abbiamo già preparato quasi tutto. Gli abbiamo messo Pippotto nella sua gabbietta, prendiamo tutto e si va. Meno male che siamo arrivati almeno in anticipo. Qua c'è il tuo telefono. Adesso un pezzo di figassa. Siamo pronti a sbarcare. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a casa su quattro ruote. Per il momento siamo arrivati a casa. Ora bisogna vedere quando usciremo perché c'è tutta la fila di macchine. Però perlomeno siamo nella nostra casa. Un trauma come sempre. Ti fanno uscire ore prima, poi stai lì ad aspettare, tu palle, ti rompi le scatole. Vabbè, tanto è così. Scesi dal porto, scesi dalla nave, non dal porto. Siamo ancora imbottigliati qua prima di uscire dal porto. È un disastro a Genova comunque. Ora la prima tappa è andare all'IKEA a prendere la piastra induzione nuova. Sì, che qua costa meno. Che qua costa 100 euro in meno che in Spagna. Stranissimo. Non si sa perché, però. Risparmiamo 100 euro. Penso l'uscita più brutta che abbiamo mai fatto. Mamma mia, ragazzi. Calcolate che siamo scesi, cos'era, a mezzogiorno? Siamo scesi, sì. È l'una e mezza. Mezzogiorno ed è l'una e mezza. Cioè, stavano cercando qualcuno. Sì, perché avevano i foglietti con i numeri di targa, erano abbastanza incarogniti.
Infatti noi appena siamo arrivati noi vada. Vada subito. Sapere la prossima volta facevo un carico mega. Sì. Con culo che ho. Non sei capace, ci beccano subito. Mi beccano non prima del dovuto, ancora prima. Sinistra sicuro? Sì. Vabbè, ora andiamo all'IKEA. Ci vediamo tra un po'. E mangiamo perché sto morendo di fame io. A tra poco. Arrivati all'IKEA, posteggiato il camperozzo, andiamo a prendere l'induzione e ci mangiamo il panozzo, fa pure rima. Freddo. Beh, ma neanche più di tanto freddo, sinceramente, pensavo peggio io, se devo essere sincero. Perché non c'è il vento. Non c'è vento. Clienti più veloci di sempre, ho già fatto il foglio, andiamo giù, si paga e si va a ritirare nel deposito che è dall'altra parte. Ma prima ci prendiamo il panozzo col viusterino. Panozzo. Il panozzo, vabbè, il mini hot dog. Siamo stati pagati. Siamo alla cassa per il mini hot dog. Calcolate che Spagna 0,70, qua 1,80. Anche l'IKEA è più cara. Prendi anche una pizzetta. Però ho speso 100 euro in meno per l'induzione. Quindi la pizzetta, prendi tutto. Grazie a me che non c'erano i dog fatti, abbiamo preso le pizzette, ora aspettiamo lo dog. Io me l'ero già presa la pizzetta. Non è vero, l'ho presa io in più. No. Perché tu non l'avevi messa. Ho dog presi, sei. Siamo in tre. Siamo in tre, sei ho dog. Buono direi. Sei ho dog presi. Ora andiamo in camperozzo, ci mettiamo la salsina e li mangiamo al volo. Qui c'è quella su quattro ruote. E poi ci spostiamo al deposito per ritirare la piastra induzione. Il tempo direi che è bello, prevalentemente nuvoloso. Giuliacci della situazione, infatti. Qualcosa dicono i besughi. Questa non si alza neanche. Scordati che si alza. Poverina. Poverina. È stata due giorni senza la sua cuccia. Un giorno, una notte. Un giorno e mezzo senza la sua cuccia, poverina. Stai lì, ma non ti muovi. Poverina. Vai, hot dog e via. Pranzettino fatto, caffettino preso, andiamo a ritirare la piastra induzione. Perché praticamente qui, 100 metri dietro di noi, c'era l'IKEA. E poi bisogna fare questo pezzo di strada e laggiù a destra c'è il deposito del ritiro merci di IKEA. Non ne abbiamo trovati altri forse che hanno il suo sistema di deposito in un altro punto. È il primo che conosco di Genova, o sbaglio? Sì. Ecco qua, si entra qua dentro. Qui a destra abbiamo il ritiro merci. Benvenuti, you welcome. Aspettiamo questo che esce. Piastra ritirata, ce l'abbiamo fatta. Ora è meglio controllare che sia tutto ok, che sia a posto e poi partiamo.